Franco Gabrielli, capo della Polizia di Stato, ha partecipato al quarantennale della morte degli uomini della Questura caduti per mano terroristica e all'inaugurazione della mostra Siamo la nostra memoria. Nella sede provinciale della FIOM CGIL di Torino, un seminario per analizzare le scelte di voto dei lavoratori alle ultime elezioni politiche. Presentata l'iniziativa Primavera di Solidarietà, giovani universitari cattolici e musulmani saranno impegnati in una raccolta fondi per il servizio Emergenza Anziani. Al Palazzo Civico di Torino un incontro di formazione per i ragazzi che stanno svolgendo il servizio civile. Un consiglio comunale speciale ad Alessandria per dare il via ai festeggiamenti per l'850° anniversario della città. Un atlante storico della De Agostini donato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria agli studenti di prima media. A Caravino inizia 3 giorni per il giardino, manifestazione di riferimento per il florovivaismo mondiale. La gente ha bisogno di vedere le divise delle forze dell'ordine. Franco Gabrielli, capo della Polizia di Stato, ha partecipato a Torino al quarantennale della morte degli uomini della Questura caduti per mano terroristica e all'inaugurazione della mostra Siamo la nostra memoria. Purtroppo viviamo tempi nei quali il presente è la condizione di vita che preferiamo. Abbiamo sempre un problema a ricordare e ci spaventiamo a traguardare. E invece abbiamo più che mai bisogno di ricordare, di avere cura della memoria, comprendere perché si è arrivati a determinati punti e comprendere le ragioni di chi stava dalla parte giusta. E chi meglio dei giovani debbono essere i destinatari di questa attenzione. Per cui sono molto grato al Questore di Torino e ai colleghi di questa associazione che fa della legalità e dell'arte un binomio inscindibile. Ma io credo che per fortuna alcune pagine siano definitivamente passate, però purtroppo alcuni episodi ci hanno insegnato come anche un cenacolo di disperati, come chiamammo a cavallo degli anni 2000 quella frangia risorgente delle nuove Brigate Rosse, può fare dei danni. Quello che preoccupa è invece una sorta di revisionismo, non perché ci sia la prospettiva di una insorgenza armata, credo che non ci siano le condizioni storiche e sociali, ma quello di rileggere in maniera falsata la nostra storia, credo che non sia una modalità con la quale rendiamo giustizia a chi quella storia l'ha fatta e soprattutto chi per quella storia ha pagato la vita. Ma guardate, c'è una ricetta molto semplice. Nella complessità di questo tipo di approccio e di lettura, l'unica risposta è la presenza sul territorio, è il controllo del territorio. La gente ha bisogno di vedere le divise della polizia, dell'arma dei carabinieri, della guardia di finanza, della polizia municipale, ha bisogno di avere una percezione della nostra presenza. Purtroppo abbiamo attraversato una stagione nella quale si immaginava che i poliziotti, i carabinieri, i finanzieri fossero troppi. Per fortuna da qualche tempo il trend si è invertito, è stato sbloccato il turnover in maniera totale. Abbiamo ricominciato ad arruolare, abbiamo ricominciato a fare i concorsi soprattutto dalla vita civile. Per quanto riguarda la polizia, dall'aprile di quest'anno al febbraio del prossimo anno immetteremo circa 3.000 nuove leve. La ricetta è quella di continuare l'azione di contrasto e continuare a svolgere la nostra attività, ma a far percepire sulla strada, nella strada, agli orari che la gente vuole che vedere la nostra presenza, perché non è pensabile che la nostra attività di contrasto possa esaurirsi 8-14 e magari con qualche rientro pomeridiano. Per fare questo ci vogliono nuove donne e nuovi uomini che prendono
il testimone del controllo del territorio laddove i cittadini chiedono che debbano stare. Questo credo che sia la ricetta. È una ricetta, come vedete, molto semplice, ma che se non adeguatamente posta in essere ovviamente non produce gli effetti sperati. Nella sede provinciale della FIOM CGIL a Torino, un appuntamento per analizzare le scelte di voto alle ultime elezioni politiche dei lavoratori dell'industria piemontese, con particolare riferimento a quelli metalmeccanici. Quali sono state le domande rivolte alla politica? Ma le domande rivolte alla politica da parte dei lavoratori sono state quelle, dal nostro punto di vista, di un forte sentimento di protesta nei confronti dei provvedimenti che i governi che si sono succeduti hanno intrapreso, cioè le pensioni, il Job Act, la demolizione dei diritti dei lavoratori. Si tratta di capire come mai questa protesta non è stata intercettata dalla sinistra storica. Questo è poi il punto, e quindi siamo appunto, cerchiamo di capire attraverso questa indagine quali sono gli orientamenti di quelli che noi socialmente rappresentiamo. Come si è suddiviso il voto per quello che riguarda in particolare appunto la sezione provinciale? Ma il voto si è suddiviso in larga parte verso i 5 Stelle, ma anche una frangia verso la Lega. Questo è quello che noi capiamo nelle discussioni che facciamo quotidianamente attraverso i nostri delegati di fabbrica. Un appuntamento anche per capire cosa possa fare un sindacato per rappresentare al meglio i propri iscritti. Ma quello che dobbiamo fare noi è quello di comunque badare agli interessi concreti delle persone e poi capire se questi interessi coincidono con gli obiettivi politici che le forze politiche si danno, perché è evidente che molta materia che riguarda i diritti dei lavoratori passa attraverso il Parlamento, e se il Parlamento legifera in un certo modo favorevole ai lavoratori significa una cosa, se invece legifera in un altro modo è chiaro che c'è un appesantimento delle condizioni dei lavoratori, per cui noi siamo interessati, non siamo indifferenti a quello che avviene sul fronte politico e istituzionale. Utrend, magazine digitale italiano, si è occupato dell'analisi delle scelte di voto. Quali sono i contenuti a livello regionale? Ma a livello regionale del Piemonte abbiamo avuto indicazioni interessanti dalle elezioni politiche. C'è stata, come sappiamo, un'affermazione notevole del centrodestra nel Piemonte fuori da Torino. A Torino città ha comunque retto il centrosinistra, soprattutto nelle aree centrali di Torino, e il 5 Stelle è andato forte soprattutto nella cintura di Torino, che sono poi le realtà in cui storicamente c'era invece un insediamento operaio e di centrosinistra. I contenuti dell'analisi, quali sono i dati? Ma abbiamo visto in questa rassegna iniziale dei dati alcuni elementi interessanti, ad esempio isolando i comuni nei quali c'è storicamente il maggior insediamento di industrie, di lavoro manifatturiero, il Movimento 5 Stelle è cresciuto rispetto al 2013, passando dal 32 a quasi il 34% dei voti, quindi con una dinamica anche in controtendenza rispetto al dato del Piemonte nella cintura di Torino. Mentre nei comuni, anche qua investiti maggiormente dal lavoro manifatturiero nel resto del Piemonte, c'è stata un'importantissima avanzata del centrodestra, dal 30 a quasi il 44%. Al Centro Federico Peroni di Torino è presentata l'iniziativa Primavera di Solidarietà. Per la prima volta a Torino e presumibilmente penso anche in Italia, dei giovani musulmani e cristiani saranno insieme come testimoni di dialogo facendo, quindi per solidarietà con un'associazione di volontariato per gli anziani, SEA, Servizio Emergenza Anziani di Torino. Come è nata questa iniziativa? Questa iniziativa è nata per suggerimento del Centro Federico Peirone, è maturata negli anni con il dialogo Torino, ma anche attraverso la riflessione che il Centro Peirone e altre realtà di dialogo cattoliche italiane hanno condotto per anni alla CEI di Roma, e alla fine si è deciso che probabilmente la via più percorribile di dialogo è proprio quella di impegnarsi facendo. Quindi cosa accadrà concretamente il 5 a Torino?
In cinque ci saranno disposti in cinque punti della città di Torino, dei gazebo, dove studenti cristiani, universitari e studenti musulmani saranno a presidiare ogni gazebo insieme a rappresentanti del SEA, quindi sarà per loro un'esperienza di dialogo vissuta, nello stesso tempo di dialogo interreligioso, ma anche di coinvolgimento comune, solidale a favore di chi ha bisogno. Cosa significa per voi questa collaborazione tra giovani universitari cattolici e musulmani? Beh, per noi è qualcosa di importante perché può essere la testimonianza che a partire da valori condivisi ci si può intendere, e quindi è un'iniziativa appunto che può favorire sia il dialogo interreligioso ma anche il dialogo interculturale e l'integrazione. Questa iniziativa fa parte di altre tante all'interno del percorso, che è un percorso interreligioso, e che si è deciso questa volta, attraverso i giovani, condividere i propri principi religiosi con la cittadinanza, cercando di attirare l'attenzione verso la cosiddetta terza età. Gli anziani purtroppo hanno bisogno di un'ulteriore attenzione all'interno della nostra società, e attraverso i giovani vogliamo dare questo forte messaggio. A Torino è un incontro di formazione per i ragazzi che stanno svolgendo il servizio civile. Quali sono i contenuti di questa formazione? La formazione che svolgono i ragazzi e le ragazze sono di due tipi: uno è di formazione generale, che è uguale per tutti i ragazzi e le ragazze che svolgono questo servizio a livello nazionale, quindi è un programma codificato uguale per tutti. Poi c'è una parte che invece è inerente al progetto che si svolge, e quindi quello viene, diciamo, costruito da chi si occupa di questi ragazzi durante il periodo del servizio civile, e quindi è inerente alle attività che poi i giovani svolgono. Nel nostro caso noi ci occupiamo quindi di una parte che riguarda più in particolare le attività che loro vanno a svolgere, nel caso nostro a diretto contatto anche con i cittadini, e in un altro invece più di conoscenza di quella che è l'organizzazione in cui sono inseriti, nel caso nostro il Comune di Torino. Oggi abbiamo svolto l'incontro con l'assessore Marco Alessandro Giusta, l'assessore ai diritti, e in questo incontro loro hanno incontrato appunto l'assessore per farsi spiegare qual è il mandato politico, quali sono gli obiettivi, qual è la traccia su cui questa amministrazione vuole lavorare e in cui si inseriscono i giovani, e prossimamente incontreranno anche l'assessora Monica Cerutti, l'assessora regionale, che ha deleghe analoghe però su un ambito appunto regionale, per poter fare una comparazione tra un livello più locale di gestione politica e un livello più ampio, che è quello regionale, di uguale gestione, cioè sugli stessi temi, ecco. E anche perché il progetto del servizio civile è nazionale, però poi ha una suddivisione territoriale per regioni, e quindi i nostri progetti vengono valutati dalla regione, e quindi anche la regione ha un interesse nel conoscere i giovani che stanno poi svolgendo queste attività e informarli in tutta quella che è la struttura, come dire, la struttura su cui si poggia anche una crescita civile, e quindi che l'attività di volontariato non è un mero servizio, ma è appunto una crescita e una formazione, perché loro possono poi avere un curriculum più ricco dopo aver svolto un anno all'interno dei servizi della città, nel caso nostro. Le domande più frequenti dei ragazzi? Beh, si interrogano molto su quelle che sono le attività che svolgono, che potrebbero essere loro utili da poter spendere in un secondo tempo, cioè è un'esperienza vista molto come una palestra per un'attività futura, sia da un punto di vista lavorativo e sia proprio come maggior consapevolezza e coscienza come cittadini.
Il 3 maggio la città ha compiuto i suoi 850 anni, un anniversario celebrato con un consiglio comunale speciale che si è tenuto nell'antico broletto di Palatium Vetus, per lungo tempo la sede originale del comune e oggi sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Un consiglio comunale speciale per un giorno speciale. Consiglio comunale speciale per diversi motivi, certo il giorno è speciale. Alessandria compie 850 anni, non capita a tutti i momenti e quindi è un momento che va festeggiato, ma è ancora più speciale perché per la prima volta dopo secoli il Consiglio Comunale viene realizzato, viene istituito e si compie all'interno dell'antico Palazzo Comunale, che non è Palazzo Rosso ma è Palatium Vetus, nella sala del Broletto, quindi dove si riuniva l'antico Consiglio Comunale di Alessandria. Questa a me crea un'emozione non indifferente, credo che sia una bella dimostrazione di un rinnovato senso della storia, di un rinnovato senso di appartenenza e di un orgoglio cittadino che comunque ha saputo, grazie all'intervento e all'aiuto di tanti, a conservare determinati suoi monumenti e a proiettarli per le generazioni future. Mi auguro che con questo entusiasmo Alessandria riprenda il suo cammino verso un futuro migliore, prospero, pieno di serenità, di gioia ed entusiasmo. I festeggiamenti proseguiranno fino a domenica con visite guidate, incontri, spettacoli e musei aperti. Oggi è un giorno di festa, è fantastico ovviamente essere qua, ma è l'inizio di un anno fatto di momenti di riflessione oltre che di festeggiamenti. Quello che voglio dire oggi è semplicemente auguri Alessandria per i tuoi 850 anni. Il programma è consultabile sul sito del Comune. Festeggiamenti che proseguiranno fino al maggio del prossimo anno, con tutti gli eventi cittadini che saranno ricollegati agli 850 anni della città. Per quello che sapeva di una città, laggiù la gente stava finendo di farne sorgere una dal niente. Ed era uno spettacolo che, quando va bene, si vede una volta nella vita e poi basta. Grazie. Umberto Eco, Baudolino. Un atlante storico e gratuito per gli studenti di Alessandria. Un volume, quello edito con la De Agostini, che la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha donato alle scuole medie che ne hanno fatto richiesta. Con una circolare inviata a tutti i 31 direttori scolastici, la Fondazione ha offerto la possibilità di dare un valido strumento di conoscenza della nostra provincia, dalle ere geologiche al dopoguerra, uno strumento che può accompagnare gli studenti alla conoscenza della storia del nostro territorio. All'offerta gratuita hanno manifestato il proprio interesse solo 3 direttori su 31 contattati e in merito Pierangelo Taverna, presidente della Fondazione, ha voluto ringraziare i professori che hanno aderito al progetto, rammaricandosi per quelli che non hanno dato risposta. Il progetto consentirà a 364 studenti delle scuole medie di avere sul loro banco una copia dell'Atlante, recapitato nelle aule dalle scuole di appartenenza. Il volume è consultabile anche online sul sito ufficiale della Fondazione. Come ogni primavera, inizia a Caravino, nel Canavese, la manifestazione 3 giorni per il giardino, un trionfo di colori e profumi primaverili che invade ogni anno il castello di Masino, grazie a oltre 160 vivaisti italiani e stranieri accuratamente selezionati che presentano il meglio della loro collezione, alberi e arbusti per giardini e terrazzi, piante da frutto e da orto, piante aromatiche ed erbe medicinali, piante da bacca e decorative, ma anche cesterie, attrezzi per la cura del verde, vasi decorati e sculture, lampade e arredi da esterno. La 3 giorni per il giardino è realizzata con l'accurata regia dell'architetto Paolo Peirone, presidente dell'Accademia Piemontese del Giardino, e durerà fino a domenica.
Ultimi giorni invece per visitare a Candelo, in provincia di Biella, il Ricetto in Fiore. Ogni due anni il ricetto medievale si trasforma in un giardino fiorito e il visitatore si trova ad effettuare un viaggio nel tempo e nello spazio attraverso angoli fioriti realizzati ad arte dai florovivaisti del biellese. Oltre al tema della natura e dell'ambiente declinato in tutte le sue sfaccettature, il Ricetto Fiorito 2018 ha come tema l'Oriente, in occasione dell'anno del turismo Europa-Cina. Anche Ricetto in Fiore termina domenica sera.